Nicola Morcavallo ci ha nuovamente raggiunto in studio. Andiamo a scoprire se ci sono aggiornamenti. Sì, una notizia che leggiamo sul Corriere della Sera oggi, una giornata importante dal punto di vista politico, casa, pensioni e canone RAI, trattativa finale sulla manovra. Oggi la legge di bilancio dovrebbe essere sigillata dal centrodestra prima dell'avvio della discussione in Senato, fissata per domani pomeriggio. Il taglio da 90 a 70 euro del canone RAI, una delle bandiere della Lega, agli azzurri non piace. Pare insidioso, l'idea è che nessun intervento debba mettere a rischio il sistema RAI per la televisione pubblica, ma anche perché le ricadute potrebbero andare a danneggiare le televisioni commerciali. E infine le pensioni. Il sottotesto di tutte le dichiarazioni fuori taccuino di Forza Italia è un certo fastidio per il metodo leghista delle bandierine da piantare su alcuni temi e la relativa condiscendenza di Palazzo Chigi. Il ritorno a quota 103 si accompagna infatti a una serie di aggiustamenti a danno soprattutto dei dipendenti pubblici. Ed ancora la manovra non è chiusa, nonostante le poche risorse, ci sono 14 miliardi per aumentare gli stipendi, 1,5 miliardi per famiglia e natalità e 3 miliardi per ridurre le liste d'attesa. Vedremo cosa accadrà nelle prossime ore, intanto vi restituisco la parola. Grazie, grazie Nicola. Allora diamo il benvenuto, caro Tony, al nostro prossimo ospite. Andiamo a Siena, dove ci sarà tempo fino al 19 novembre per ammirare il Siena Awards, che dallo scorso 30 settembre anima questa straordinaria città e i suoi dintorni con grandi nomi della fotografia internazionale, un ricco programma di mostre. Siamo collegati via Skype con Luca Venturi, ideatore e direttore artistico di Siena Awards. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori. Grazie. Allora, parliamo di questo progetto indipendente che è Siena Awards, che nasce da un sogno. Sì, è un sogno che è nato quasi 10 anni fa. Il prossimo anno saranno appunto, sarà il decennale di questa manifestazione. È nato quasi per gioco dalla passione, dalla voglia di fare qualcosa di bello legato alla fotografia e di legare il premio Siena International Photo Awards in maniera indelebile alla nostra città, perché appunto è un sogno che nasce dalla volontà di mettere in risalto la città di Siena, e proprio da un gruppo ristretto di persone di Siena è nato questo gioco. È un gioco che poi è diventato un impegno abbastanza importante. Ecco, a supporto stiamo vedendo delle immagini delle mostre a cielo aperto a San Galgano e Chiusdino. Quindi che meraviglia, non ho parole per definire anche queste immagini. Molto, molto Sì, belle. si tratta di una novità. Questa è la Sì. novità del 2023, che si ispira proprio alla volontà di cercare di portare sempre più nel territorio, non solo a Siena, a tutte le mostre del Siena Awards. Quest'anno abbiamo usato con questa, diciamo, con questo allestimento molto importante da un punto di vista anche dimensionale, e niente, delle immagini, come vedete dal video, di 5 metri per 3, e sono le più belle foto aeree scattate nel 2023. E abbiamo legato, diciamo, le immagini all'abbazia, proprio perché il titolo della mostra è Above Us Only Sky, sopra di noi solo il cielo, e il fatto che l'abbazia di San Galgano fosse priva di copertura in qualche modo poteva essere un richiamo divertente anche al tema. Che meraviglia. Leggo che il festival, ovviamente, oltre a coinvolgere i grandi nomi della fotografia internazionale, è anche aperto ad amatori e talenti emergenti. Quali sono i punti, diciamo, del programma che li riguardano? I punti sono appunto quello di considerare la fotografia prima di qualunque altra cosa. La fotografia non è il fotografo, la fotografia è un'immagine, e l'immagine non importa chi l'ha scattata, non importa se sia un grande fotografo, seppure un fotografo amatoriale. La volontà di mettere insieme tanto i fotografi amatoriali, gli appassionati e i grandi nomi della fotografia è stato proprio un connubio che io ritengo sia stato vincente, perché in qualche modo fa capire che la vera protagonista del progetto è la fotografia, prima ancora che gli autori.
C'è stata una grande presenza di visitatori in questa prima fase, ecco, perché ho detto, dicevo prima, in apertura ci sarà tempo fino al 19 novembre. Sì, sì, sono decine di migliaia di visitatori che sono venuti da tutto il mondo e registriamo quindi un'iniziativa di successo quest'anno più che mai, probabilmente proprio perché l'idea di andare ad aggiungere ulteriori mostre e a espandersi nel territorio è un'idea in qualche modo unica, originale, dico unica perché non esiste un territorio come il nostro che vanta ben 4 siti UNESCO, quindi riuscire a mettere insieme la bellezza del territorio con la bellezza delle immagini penso sia un qualche cosa che può rendere unica questa manifestazione. Tony, e per fortuna ci sono ancora tanti giorni per potersi organizzare ed arrivare fin lì ad apprezzare tutto quello che state facendo. Volevo chiederti appunto se c'è qualche appuntamento che non bisogna mancare da qui al 19. Ma diciamo che il fatto che noi abbiamo realizzato un biglietto aperto che vale praticamente per tutto l'intero festival vuole essere un invito a cercare di visitare il più possibile tutte le mostre, perché alcune mostre sono all'aperto e quindi hanno un approccio un po' più ludico, aperto non solo ai professionisti o non solo agli appassionati di fotografia, ma aperto anche a chi in qualche modo attraverso le immagini riesce a visitare dei posti che altrimenti magari non rappresentano delle mete principali. Quindi l'idea di poterle visitare tutte è un po' quello che rende speciale questo festival, conoscere le mostre e farlo attraverso tanti siti molto belli da visitare. E c'è anche, chiedo alla regia, gliel'ho inviata in questo momento, facciamo tutto quasi in diretta, la foto vincitrice assoluta di questa edizione del SIPA, del Siena International Photo Awards. Vediamo se riusciamo ad averla, così la commentiamo insieme, direttore. E, lei è appassionato di fotografia, immagino di sì, ma scatta anche lei delle foto? Sì, 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 anch'io. Tutto è nato da una passione personale, quindi... Sono partito attraverso la scoperta della fotografia, sono un appassionato di viaggi, la passione per il viaggio è nata dalla passione per la fotografia, dalla passione per la fotografia è nata per il Siena Awards. Poi magari prossimamente faremo un altro collegamento per farci dare qualche dritta per scattare delle belle foto. Eccola qui Tony, questa si intitola Giorgi, vero direttore? Sì, Giorgi è il protagonista, sebbene i protagonisti in realtà siano tre, lui, la moglie e il figlio. È un'immagine potente, un'immagine che ritrae un momento, diciamo, attuale, quello del conflitto tra l'Ucraina e la Russia, però piuttosto che è un'immagine che richiama proprio direttamente alla guerra, qui l'immagine richiama i disagi della guerra, ma prevalentemente c'è un richiamo appunto all'affetto, alla disperazione, a tutto ciò che in qualche modo sta generando questo conflitto. Il fotografo ci ha raccontato l'immagine, ha avuto una conferenza a Siena, una conferenza che proprio a momenti verrà pubblicata sul nostro canale di YouTube. Sono 40 minuti durante i quali il fotografo del Washington Post spiega anche come è arrivato a questo scatto. Uno scatto che era appunto alla stazione di Kiev e lui piano piano si è avvicinato al soggetto, il soggetto si è lasciato fotografare ed è arrivato a cogliere questa bellissima espressione e niente, che in qualche modo lui ha rivissuto, perché lui è un fotografo iracheno che anche lui a 8 anni si è trovato in una situazione simile quando ha dovuto salutare il padre. Quindi è stato emozionante sentire anche questo racconto da parte del fotografo di Salvan George sul palco a Siena nel momento in cui appunto presentava a tutti queste immagini. Bene, grazie direttore. Io chiederò alla regia se possiamo fare un altro giro di quelle meravigliose immagini aeree che riguardano San Galgano e Chiusdino. Che meraviglia. Vien voglia di visitare questi luoghi, vero Tony? Assolutamente sì, sono d'accordo con te, per cui rinnoviamo l'invito a partecipare ai Siena Awards fino al 19 novembre, come avete ascoltato. Dalle parole del direttore c'è tantissimo da vedere con un unico biglietto.
speriamo di essere con voi il prossimo anno. Vi aspettiamo. Luca Venturi, e poi magari ci sentiamo per il bando del 2024, così ecco, volentieri, continuiamo. Volentieri, vi ringraziamo per l'opportunità di far vedere queste immagini al vostro pubblico. Grazie, grazie a voi, grazie naturalmente all'ufficio stampa che ha reso possibile tutto questo. Grazie e buon lavoro, direttore. Arrivederci, buona giornata. Tony, tu sei appassionato di fotografia? Guarda, davanti a questi scatti qua, credo che anche una persona non appassionata poi si innamori della fotografia, che anche in contesti difficili come quelli che stiamo vivendo, anzi forse proprio in questi momenti più difficili, ci restituisce l'importanza di fissare certe immagini.